Una grande mobilitazione per il 24 maggio in Piazza del Popolo che veda la presenza delle imprese locali, il mondo della politica e l'intera cittadinanza che culminerà con un consiglio comunale aperto per discutere della questione legata alle vessazioni ormai insostenibili imposte da Riscossione Sicilia alle imprese. E quanto deciso dalla CNA di Vittoria insieme ai capigruppo consigliari e ad altri rappresentanti di movimenti e partiti, nonché di altre organizzazioni di categoria, durante la riunione di sabato pomeriggio. Ne abbiamo parlato oggi con il segretario organizzativo della CNA, Giorgio Stracquadagno, ed Eventi Quotidiani. Oggi finalmente, grazie, tra virgolette naturalmente grazie, a questa crisi economica, questo sistema di piccole e medie imprese, capaci, dinamiche, effervescenti, che hanno creato lavoro, sviluppo vero, non finto, vero, perché poi all'interno di queste attività lavorano i familiari. Quindi, si sono radicate, si sono consolidate nel territorio, oggi si trovano fortemente in difficoltà perché da una parte il fisco, dall'altro lato diciamo, le politiche di accesso al credito che ormai sono quelle che sono, a questo chiaramente si aggiunge anche la capacità di non poter onerare il fisco, i contributi, quindi automaticamente anche la riscossione che in Sicilia drammaticamente controllata dalla regione siciliana, perché Riscossione Sicilia per il 90% è una società in cui il 90% è di proprietà della regione, influisce in modo pesante nell'aggravare questa crisi, perché gli aggi, gli interessi su rateizzazione, le sanzioni molto spesso superano abbondantemente la sorte capitale. Cioè, un debito di 10.000 euro può anche arrivare a 30.000 euro. Cioè, questo è il dramma che sta vivendo questo territorio e chiaramente non solo questo territorio, ma particolarmente questo territorio. Costituito anche un tavolo di lavoro che programmerà una serie di iniziative perché lo scopo è quello di organizzare eventi continui che riescano a sensibilizzare il governo regionale e nazionale. Stiamo lavorando, come dire, per step, no? Intanto si partirà il giorno 24, qui a Vittoria faremo un assembramento in Piazza del Popolo e lì poi ci sarà anche un consiglio comunale aperto, perché è giusto che intanto l'istituzione più importante di questa città prenda atto e i rappresentanti che siedono in consiglio comunale, che nei fatti rappresentano questa città, ne prendano atto e si mobilitano anche loro.